Buongiorno. Dato il contesto sanitario in cui ci troviamo tutti, che al momento ci impedisce come ostetriche di potervi incontrare nei corsi di accompagnamento alla nascita abitualmente offerti dai servizi dell'ospedale, con questo video vorremmo dare alcune semplici indicazioni a voi mamme, a voi coppie che avete scelto di partorire il vostro bambino nell'ospedale di Cuneo nelle prossime settimane. Una gravidanza consapevole è la miglior preparazione alla nascita e all'incontro col vostro bambino. Per questo vi invitiamo, mentre vi preparate la borsa che vi accompagnerà in ospedale insieme a tutta la documentazione della gravidanza, a portarvi dietro anche un buon bagaglio di risorse personali, cioè tutto ciò che pensate possa facilitare la vostra esperienza di parto e di nascita. Il tuo corpo con la sua orchestra ormonale e il tuo bambino sono risorse fondamentali per questa esperienza. Se volete, potete sfruttare questo tempo in cui siamo invitati a rimanere a casa per dedicarvi a semplici esercizi corporei finalizzati a sciogliere le tensioni e a favorire un buon posizionamento del vostro bambino nel bacino, in modo da abituarvi a cogliere i segnali che offre il vostro corpo e a poterli leggere in vista della nascita. Una particolare attenzione si può riservare alla conoscenza e alla cura del perineo, magari iniziando attraverso un contatto visivo con uno specchio, a cui poter aggiungere, se volete, un contatto attraverso un massaggio con dell'olio per ammorbidirlo in preparazione del parto. Invitiamo chi di voi sta entrando nelle ultime settimane di gravidanza a prenotare e effettuare la visita del bilancio di salute, di cui trovate l'impegnativa insieme alle altre nell'agenda della gravidanza in vostro possesso. È una visita che si effettua al quarto piano vicino al pronto soccorso ostetrico, previo un passaggio alla segreteria del Centro Salute Donna a Piano Terra. È un momento importante per prendere in carico la vostra storia e per fare il punto della situazione della gravidanza e orientarvi nelle visite successive. In quell'occasione potrete essere informate anche in merito alla donazione del sangue funicolare, per la quale trovate già del materiale sul sito. L'ostetrica con la quale farete il bilancio di salute potrà effettuare il tampone vagino-rettale per la ricerca dello streptococco. In caso di esito positivo è prevista una profilassi antibiotica durante il travaglio di parto. Chi vi accompagna in gravidanza potrà offrirvi informazioni personalizzate rispetto ai controlli da effettuare al termine della vostra gravidanza. Normalmente è previsto un controllo a 41 settimane da effettuare nel pronto soccorso ostetrico con un'impegnativa e potrete telefonare in sala parto per prenotare questa visita, nella quale vi verrà proposto un monitoraggio cardiotocografico, la valutazione del liquido amniotico, della pressione e dell'esame urine. In base all'esito di questa visita si potrà valutare la possibilità del ricovero a 41 settimane e 3 giorni oppure eventualmente programmare controlli successivi. Per evitare accessi inappropriati, proviamo a capire insieme in quali occasioni è opportuno andare in ospedale. In presenza di contrazioni regolari, percepite come intense, che si possono manifestare come una dolorabilità diffusa alla zona sovrapubica e o sacro-lombare, associata a un indurimento della pancia ritmico e frequente, tale da farci presagire l'avvio di un travaglio. Le perdite ematiche rosso vivo dei genitali meritano sempre una valutazione, soprattutto in relazione alla quantità. Ricordiamoci anche che a termine di gravidanza si può percepire la perdita del tappo mucoso, ossia di muco denso, marroncino, accompagnata da striature di sangue.
La perdita del tappo mucoso è un segnale che indica l'avvio dei processi di trasformazione in preparazione alla nascita, al parto, ma non necessariamente richiede degli approfondimenti clinici. La rottura del sacco, comunemente chiamata rottura delle acque, può avvenire sia in travaglio che in assenza di contrazioni ritmiche. Quando accade è importante verificare che il liquido sia trasparente, in colore e in odore, per differenziarlo da eventuali perdite di urina che possono accadere a termine di gravidanza. È importante portare l'attenzione ai movimenti del bambino, che sono sempre un segnale di salute. Una volta accertata la rottura del sacco, anche in assenza di contrazioni, vi verrà proposto il ricovero. Normalmente la maggior parte delle situazioni evolve con un avvio spontaneo del travaglio, ma questo dipende anche dall'esito del tampone per lo streptococco. In caso di rottura del sacco e tampone per lo streptococco negativo, si attende fino a 24 ore prima di proporre un'induzione farmacologica del travaglio. In caso di tampone positivo, si attende fino alle 18 ore per la proposta di induzione farmacologica del travaglio. Se percepite una riduzione degli abituali movimenti del vostro bambino, potete fermarvi, provare a portare maggiormente attenzione al legame col vostro bambino, cambiare posizione oppure provare ad assumere degli alimenti dolci. Se persiste la mancanza di una risposta in termini di movimenti fetali, potete venire in pronto soccorso per fare una valutazione. Se i valori della vostra pressione superano i 140-90, per più misurazioni, è importante effettuare un monitoraggio pressorio in ospedale, soprattutto nelle situazioni in cui sono presenti altri sintomi quali prurito, cefalea, dolore addominale, difficoltà alla vista o gonfiore agli arti. In ogni caso è importante che tu possa sentirti libera di poter accedere in ospedale qualora sentissi il bisogno di rassicurazione per la situazione della tua gravidanza e per la salute del tuo bambino. Se in qualunque momento della gravidanza si presentano uno o più di questi sintomi, tosse, febbre, difficoltà a respirare, puoi contattare il tuo medico di base, la guardia medica o i numeri ufficiali che leggi qui sotto. E puoi recarti in ospedale solo in caso di peggioramento di questi sintomi, comunicando al personale del pre-triage immediatamente la tua situazione di salute. L'accesso in ospedale come pronto soccorso deve sempre essere effettuato passando dalla tenda installata davanti al pronto soccorso generale in corso Monviso, per permettere una più rapida valutazione del rischio Covid da parte del personale del pre-triage. In assenza di sintomi potenzialmente correlabili al coronavirus, verrai inviata presso il pronto soccorso ostetrico-ginecologico al quarto piano per la valutazione ostetrica del motivo per il quale hai fatto l'accesso. Qualora nel pre-triage si rilevasse la presenza di febbre, tosse e difficoltà respiratoria, il personale ostetrico si occuperà di garantire per te un percorso differenziato. A seguito della valutazione del pre-triage negativa ai sintomi, puoi raggiungere il pronto soccorso ostetrico ginecologico e suonare il campanello. Qui verrai accolta e presa in carico dal personale ostetrico e infermieristico. Ti potrà essere proposto un tracciato cardiotocografico per il monitoraggio del battito cardiaco del tuo bambino e la rilevazione di eventuali contrazioni, al seguito del quale potrai effettuare una visita
con il medico di turno di pronto soccorso, nella quale verrà deciso se dovrai essere ricoverata oppure no. Se fossi in travaglio, ti accompagneremo direttamente in sala parto. Qualora invece fossi ricoverata ma non ancora in una situazione di travaglio attivo, ti verrà assegnata una camera nel reparto di degenza dell'ostetricia. Al momento non è consentito l'accesso in ospedale ad accompagnatori che possono essere con te durante un ricovero programmato o altre visite, ma secondo le disposizioni aziendali è consentito l'ingresso al partner durante la nascita in sala parto. Pertanto, se lo desiderate, il papà può condividere con voi l'esperienza della nascita e rimanere in sala parto fino a 2 ore dopo il parto, indossando una mascherina. Nel momento in cui stai per entrare in sala parto, puoi avvisarlo in modo che anche lui possa passare attraverso la tenda del pre-triage e raggiungerti in sala parto. Entrando in sala parto verrete prese in carico da una delle ostetriche che vi accompagnerà in una delle stanze della sala parto. Questa è la sala arancione. Di solito l'esperienza del travaglio e del parto viene vissuta nella stessa stanza. Questa è la sala verde e ogni sala dispone di un proprio bagno. Questa è la sala gialla. Se vorrai, potrai beneficiare dell'effetto analgesico del contatto con l'acqua calda, oltre all'utilizzo delle bulle e delle docce presenti in ogni bagno della sala parto, anche attraverso l'immersione nell'acqua della vasca. La sala parto dispone di 2 vasche per il travaglio parto. Rispetto al contenimento del dolore durante il travaglio, è importante allenare alcuni strumenti che potranno facilitare la gestione in quei momenti. Assecondare un movimento libero vi permetterà di utilizzare posizioni sicuramente più antalgiche, ma anche più favorenti la discesa del tuo bambino nel canale del parto. Potrete chiedere al vostro partner o all'ostetrica che è insieme a voi di ricevere un contatto come un massaggio al viso, ai piedi, alla schiena, al bacino o nelle parti del vostro corpo che maggiormente sentite in tensione. Verranno incoraggiate vocalizzazioni libere e l'utilizzo consapevole del respiro. Per facilitare la concentrazione e i processi di apertura verso il bambino. Se volete, potete allenarvi a visualizzare immagini o parole che nutrano e rafforzino ciò che per voi è una buona nascita, in modo da poterle rievocare durante il travaglio. In sala parto puoi portare e ascoltare la musica che ti piace, che ti dà benessere, che ti dà energia. Ad oggi, per necessità legate al carico di lavoro degli anestesisti, non si riesce a garantire il servizio di analgesia peridurale. È importante rafforzare la fiducia nelle risorse dentro di te e nelle tue competenze e in quelle del tuo bambino. La nascita avviene all'interno di un ritmo, nell'alternanza tra contrazione e espansione, tra doglia e pausa, ed è questo che lo rende sostenibile. Noi ostetriche siamo accanto a ciascuna di voi e insieme possiamo essere una squadra. Al momento della nascita cerchiamo di favorire il primo incontro col tuo bambino attraverso un contatto pelle a pelle tra di voi. Nel tuo abbraccio il bambino si sente accolto, contenuto e completa più facilmente il suo adattamento alla vita fuori dal pancione. Qui avviene la prima esplorazione reciproca, la prima conoscenza, e se desideri allattare il tuo bambino quando sarà pronto,
potrà avviare un primo approccio al seno, sostenuto dall'ostetrica che vi accompagna. Entro le 2 ore successive alla nascita, il tuo bambino verrà pesato e verranno misurati i suoi parametri, la lunghezza, la circonferenza della testolina. Rispetto al neonato vengono proposte 2 procedure, una profilassi antibiotica costituita da alcune gocce inserite negli occhietti del bambino per prevenire infezioni oculari e un'iniezione intramuscolo di vitamina K fatta nella coscia del bambino come profilassi per il rischio emorragico neonatale. Circa le 2 ore dal parto verrà effettuato un controllo postparto alla mamma che ha partorito e si preparerà il bambino facendogli un bagnetto solo se necessario per lasciare il profumo del liquido amniotico sulla pelle del bambino, importante per i processi di riconoscimento e di attaccamento con la mamma, e successivamente lo si vestirà sul fasciatoio, così da poter entrare insieme in reparto accompagnati dal personale ostetrico infermieristico della sala parto. Il reparto di ostetricia è composto da 12 camere, da 2 o 3 letti l'una, più una camera riservata principalmente alle mamme che vanno maggiormente monitorate rispetto alla loro storia ostetrica attuale o quella di salute pregressa in generale. Alcune camere hanno il bagno con la doccia all'interno, mentre per altre vi sono dei bagni comuni a metà corridoio. Il personale ostetrico infermieristico che incontrerete in reparto si occuperà di supportare te, mamma e il tuo bambino in tutto il periodo della degenza. Quotidianamente le ostetriche passeranno in camera per monitorare con te, mamma, i segnali del tuo corpo, le perdite di sangue, eventuali punti di sutura, le funzioni intestinali urinarie, la dolorabilità. Il tuo bambino verrà sottoposto alla prima visita pediatrica entro le 6-8 ore dalla nascita. Le disposizioni aziendali Covid hanno sospeso l'orario delle visite ai parenti serali, per cui i bambini rimarranno sempre in camera con le mamme. Con Rumining si favorisce un contatto continuo e si facilita l'autonomia nella cura e l'accudimento del bambino, favorendo un buon avvio dell'allattamento. Il personale ostetrico infermieristico potrà passare nelle camere per offrire indicazioni rispetto alle posizioni, all'attacco, alla valutazione della poppata, ma sarà con voi anche per effettuare l'igiene quotidiana del neonato. Sarete supportate potendo sperimentare fin da subito cambio pannolino e medicazione del cordone ombelicale. Nella seconda giornata dal parto verranno eseguiti sul neonato uno screening metabolico finalizzato alla ricerca precoce di alcune malattie congenite metaboliche attraverso un prelievo di poche gocce fatto dal tallone del neonato e uno screening cardiologico per rilevare cardiopatie congenite, che consiste nella misurazione dell'ossigeno nel sangue del bambino attraverso un polsossimetro, un'apparecchiatura medica che viene collegata alla manina al piedino del bambino. E questo è un test molto semplice e poco invasivo per il tuo bambino. Inoltre vi verranno proposte per il vostro bambino le otoemissioni, ossia l'esame dell'udito attraverso un apparecchio che potete vedere qui nelle immagini. Le mamme che hanno partorito spontaneamente potrebbero essere dimesse in seconda o in terza giornata dal parto.
le mamme che hanno partorito attraverso un taglio cesareo in terza o in quarta giornata. Nel giorno della dimissione, le ostetriche del reparto si occupano di visitare la mamma, mentre il pediatra effettua la visita con il vostro bambino. Una volta confermata la dimissione, vi verrà consegnata l'agenda della salute che accompagnerà il vostro bambino per tutto il suo percorso di salute. Queste visite sono entrambe occasioni importanti perché possiate chiarire dubbi, fare domande ed essere il più sereno possibile nel ritornare a casa. Data la limitazione degli accessi dei papà nel reparto di ostetricia, vi comunichiamo che per la dichiarazione di nascita dei vostri bambini, le donne coniugate possono effettuarla direttamente in reparto entro 3 giorni dalla nascita dei vostri bambini, dalle 13:30 alle 15. È necessario munirsi della fotocopia del documento d'identità del marito. Tutte le altre donne non coniugate possono effettuare la dichiarazione di nascita entro 10 giorni dalla nascita, presentandosi insieme al compagno nel comune di residenza, muniti di entrambi i documenti. E arrivati a questo punto, vi auguriamo un buon ritorno a casa da parte di tutto il personale.